L'iniziativa culturale ed artistica organizzata dal Dopolavoro Ferivero di Trapani ha premiato Maria Grispi. Il suo quadro ha convinto la giuria tecnica. Il tema di quest'anno è stato incentrato sui Malavoglia di Verga. Un momento specifico del romanzo è stato affidato ai singoli artisti che lo hanno trasformato sapientemente in un quadro vero e proprio. Solitamente noi diamo un tema che può essere molto gestibile dai pittori. Invece quest'anno ci siamo un pochino imposti come tema, a Lorenzo Virgilio ha preso questo romanzo, perché i Malavoglia? Perché quest'anno è la decorrenza della morte di Verga, centenario della morte di Verga, e quindi voleva tastare il polso, detto in Certo. gergo, agli artisti. Abbiamo fatto la parafrasi del Malavoglia interamente. Da questa parafrasi sono state estratte delle scene, un numero di 45, pur avendo 25 pittori, quindi 20 erano in più, ma dovevamo dare modo al pittore di scegliere, perché se avessimo detto al pittore fai un lavoro sul Malavoglia, quello non avrebbe neanche letto il Malavoglia, magari fare tutte una stessa cosa. Invece così abbiamo dato in pasto dei piatti già confezionati, già preparati. E loro l'hanno rielaborato. Loro hanno interpretato le scene con il loro sapere, con il loro stile, che sono tutti diversi, ma siccome abbiamo un gruppo di pittori molto bravi, siamo sicuri che della riuscita dell'estemporanea, e soprattutto abbiamo avuto un sindaco che ha accolto la nostra richiesta di prendere tutti i quadri e di mantenerli in forma perennemente esposti per 15 anni. Che significa partecipare l'ennesimo anno a questa iniziativa? Lo si fa per abitudine o perché? Lo si fa per passione, lo si fa per ritrovare gli amici pittori, per confrontarci e per dare voce ad una manifestazione che continua negli anni con dei successi incredibili. Per l'appunto è stato creato un libro, una parafrasi su Malavoglia, e a ogni pittore è stata assegnata una scena e a me è spettata la scena numero 4. Proviamo a descriverla, andiamo verso la Assolutamente. tela. La descriviamo. Allora, questo è intanto il quadro. La scena descrive la Longa, che è uno dei personaggi dei Malavoglia, forse uno dei personaggi più positivi, quando giovane teneva in braccio la sua bambina, prima che diventasse una prostituta, ma il tema dei Malavoglia, si sa, è un tema abbastanza scuro, se vogliamo, in compagnia di una cugina che è un po' pettegola. Sullo sfondo l'Etna, e il nespolo, che poi è la caratteristica verde della casa dei Malavoglia.